Ciao Liberi TV, sono contenta di essere ancora con voi. Innanzitutto ci tenevo molto a ringraziare Gianni Colaccione e tutta la redazione di Liberi TV che è stata con noi il 29 settembre alla festa dei nostri primi 6 anni. Ora sono qui perché con voi volevo parlare della nostra nuova iniziativa che è la rassegna letteraria 6 senza barcode, hashtag 6 senza barcode. Ho giocato sul 6 per 2 motivi, 6 sono i nostri primi 6 anni, 6 perché chi viene presentato con noi diventa senza barcode. Liberi TV è senza barcode da sempre. 6 senza barcode vuole dare spazio agli autori emergenti che spazio solitamente non hanno, che non hanno neppure gli strumenti per farsi conoscere, quindi anche grazie a Liberi TV noi riusciamo a dargli quella vetrina che solitamente non hanno. Abbiamo già iniziato la prima presentazione con Mirko Gloriani, il suo bel libro Come foglie d'autunno, dove si parlava, oltre che di un amore adolescenziale, anche di leucemia e di argomenti delicati come il suicidio, l'eutanasia, la morte e la malattia negli adolescenti. Il prossimo libro per giovedì 8 novembre, quindi tra pochi giorni, alla Galleria Arte e Regola in via dei Cappellari 92, dalle 19, parliamo di un post atomico dopo un evento catastrofico. C'è questa storia molto particolare, perché forse in alcuni tratti potrebbe sembrare qualche libro post Star Trek degli anni 80, ma non è così, è fresco, è vivace, c'è buon vecchio fantasy, è un autore italiano che scrive in italiano senza pseudonimo, titolo italianissimo, Dominio, quindi onore anche a lui, diamogli spazio. Il 14, Sala del Carroccio, il 14 novembre, Sala del Carroccio nel cuore del Campidoglio, grazie all'amministrazione capitolina guidata da 5 Stelle, presentiamo Supernova. Nicola Biondo e Marco Canestrari, nel libro che svelerebbe i segreti del Movimento 5 Stelle, tutto ciò che ha fatto di sbagliato secondo loro il Movimento 5 Stelle, verrà presentato agli amici della stampa e ai cittadini che vorranno assistere proprio lì nel cuore, nel punto nevralgico dell'amministrazione. Andiamo avanti, al 7 di dicembre presentiamo un altro libro, Chiara Laia, un bel libro, Dove finisce il mare comincia la terra, bellissimo, ambientato in Portogallo. Cercheremo di dare spazio a quegli autori che solitamente vengono un po' nascosti perché non hanno dietro grandi case editrici, neanche mezzi economici. Quindi grazie, restate con noi, vi aspettiamo sempre.